Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Mi scuso per questa recensione, cioè se ieri non è uscito un video, mi scuso molto, però non è successo niente. In realtà ieri mi stavano andando delle persone che conosco a casa loro, quindi ho deciso di registrare un video per passare più tempo con loro. Oggi faremo una recensione. Ma porca put! Come molti di voi saprete, è morto un attore. L'attore ha fatto Black Panther. E dato che devo fare proprio una recensione di Black Panther, ho deciso di farla oggi. Allora, questa action figure è stata prodotta nel 2018 per la prima wave del film. Ed è un'action figure fantastica, detta di molti. E secondo alcuni una bruttissima action figure. Per me è ottima perché mescola un design già brillante, ovvero questo Black Panther cinematografico, e mescola più parti, no, di questo personaggio, ovvero quella cinematografica, e poi con delle parti, poi delle parti utilizzate con Golden Jaguar. Quindi è quella la migliore action figure, una delle migliori ed action figure dell'MCU. Partiamo dagli accessori. Abbiamo una testa di Black Panther a volto scoperto. Mi piace troppo. Questa l'ho modificata io. Poi, cazzo, era caduta. Poi qua abbiamo gli artigli di Black Panther. Cioè, quando proprio ce li ha aperti, fa quelle mosse strane, tipo si arrampica, fa tipo la superior landing pose. E poi andiamo a vedere la nostra action figure. Come ho detto prima, è un design proprio semplice. Tra l'altro con l'inchiostro ho modificato un po' per farlo diventare un po' più scuro le linee. E niente, è un'action figure molto semplice, non posso dire di più. Mi piace troppo questo design di Black Panther perché è troppo semplice, è bello nella sua semplicità. Abbiamo qua la testa. Si vede la testa, è molto bella. Ora continuiamo ora andiamo con le articolazioni. Testa. Cazzarola con sti motori truccati. Vabbè, lasciamo stare. Testa uguale in alto fino a qua, in basso fino a qua. Braccio 90 gradi. Il vento non mi sta tenendo di niente. E braccio può andare fino a qua. Rotazione qua, al bicipite. Doppia articolazione al gomito, che purtroppo non arriva un buon raggio per lo sculpt. In joint alla mano. Abbiamo, può andare in avanti e indietro così, indietro specialmente bene. Poi può fare questa roba, che è una roba, un movimento molto figo, mi piace troppo. Poi abbiamo fino a qua rotazione, doppia articolazione al bicipite, cioè al ginocchio, e una rotazione alla caviglia e un su e giù la caviglia. Questa action figure è alta più o meno in pollici, diciamo, come fanno i veri professionisti a tenere la misura off camera, perché 6 pollici e mezzo, che la fa arrivare più similmente ai 16-17 cm. Qui è Black Panther comparato. Questo è il vento che muoverà serrando. Qui è Black Panther comparato a una Marvel Legend, ovvero il Capitano America di Endgame, che devo dire stanno molto bene scalati insieme. E con una SH Figuarts, ovvero Bro Thor, o Fat Thor. Molto bella anche qua. E in confronto con un'altra action figure dei Big Three, abbiamo Iron Man Marvel Select. E devo dire una cosa, io utilizzo questi tre Big Three dei Avenger perché io li adoro. Cioè, io adoro la Trinità. Praticamente, per me stanno a scala perfetti. Io uso questi tre perché secondo me sono i tre migliori. Cioè, Thor, avrebbe preso la Marvel Legend, il problema è che forse farò una custom. Perché boh, forse farò una custom.
un Thor di Infinity War là, quindi forse farò un custom. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like se così fosse, iscrivetevi se volete vedere altri video e niente, ciao.